Bene, siamo negli interni del nuovo Achambault A35 e potrete vedere certamente anche all'interno delle soluzioni sicuramente più funzionali e la cura dei dettagli che permettono di avere una versione molto più rifinita e molto più accogliente di quelli che sono stati ovviamente i precedenti modelli. Questa è una versione ibrida dove abbiamo pensato alla barca concepita per la regata, ma ancora una barca gestibile anche da una famiglia, quindi con rivestimenti, con le finiture, con armadietti che permettono ovviamente lo stivaggio di quelle che sono le necessità di bordo anche per una lunga crociera. Gli spazi sono così distribuiti, abbiamo una cabina a poppa, ovviamente una cabina doppia poppa per due persone, sulla murata di babordo. A tribordo abbiamo un bagno con l'accesso al gavone tecnico che vi farò vedere in questo momento. All'interno del gavone ovviamente ci sarà la possibilità di stivare le vele in questo caso, ma di avere anche dei ripiani molto più funzionali e comodi. Il serbatoio del carburante, come vedete, è posto centralmente per una questione di pesi, per la distribuzione dei pesi, molto accessibili ovviamente le prese a mare, e comunque con una finestratura sul pozzetto, con un piccolo blu sul pozzetto. Ovviamente anche in questo caso ci sarà la possibilità di avere nella versione cruising una doccia con l'acqua calda, col boiler, quindi avere tutte le utenze anche con l'acqua calda. Un quadrato capiente con un carteggio sempre a tribordo, nello stesso tempo considerate che sulle murate ci sarà una versione in cui saranno disponibili, invece che questi ripiani con la sponda, dei veri e propri armadietti chiusi che aumenteranno ovviamente la capienza del quadrato, questo per dare ovviamente la possibilità di riporre molto più oggetti. A prua la tradizionale cabina sempre con doppia, considerata per i due letti, per due posti, con l'accesso al gavone tecnico che in questo caso non lo supporta, ma è disponibile per il berricello, quindi per il motore e per il berricello elettrico, appunto, per l'ancora. Anche in questo caso ci sarà la possibilità di avere a disposizione, invece che queste sponde con dei ripiani, dei veri e propri armadietti chiusi. Questo anche per dare ovviamente più capienza anche a prua. Tavolo in questo caso con le aree abbattibili, quindi in questo caso molto tradizionale, la scelta delle luci non più sotto i passavanti ma sul celino, rendono la barca più luminosa, l'apertura dell'oblò sulla cucina, frigo con compressore e evaporatore, cucina a due fuochi con forno basculante, parliamo poi. Facciamo vedere all'interno questi ripiani. Accesso ai prigionieri del bulbo. La barca è visibile in sentina sull'opera viva, quindi non abbiamo controstampo, accessibile perfettamente alle piastre e ai prigionieri. Vi illustro adesso, vi faccio vedere il vano tecnico del motore. Con le due batterie di serie è il motore Volvo da 20 cavalli. Accessibile anche in questo caso da entrambi i lati. La possibilità di una terza batteria ovviamente nel caso si voglia dare più disponibilità di energia all'imbarcazione. Insomma, come avrete visto, l'imbarcazione più rifinita nei dettagli,
più accogliente per una versione race ma anche cruise, quindi cruising in tutti gli effetti, dove c'è la possibilità ovviamente di utilizzare l'imbarcazione, come dicevo prima, non solo per la pura regata ma anche per una crociera, una comoda crociera, anche una lunga crociera. Quindi questa è l'ambizione di Archambault in questo senso, in questa direzione, dare l'alternativa a un'imbarcazione nata per la pura regata, mantenendo sempre le stesse appendici, le stesse caratteristiche, ma avendo all'interno un cuore un po' più morbido, quindi dare questo aspetto e questa funzionalità agli interni, così come viene richiesto ovviamente per una famiglia che ha piacere di fare una vacanza con tutti i comfort.